Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di una specie ittica, in particolare della platessa, che è un tipo di pesce simile per le caratteristiche nutrizionali al merluzzo e che spesso ritroviamo anche sulle nostre tavole, perché comunque si fa apprezzare per la leggerezza delle sue carni e poi sul suo gusto, diciamo, non troppo invadente. La platessa è un pesce osseo appartenente alla famiglia dei pleuronettidi che ritroviamo soprattutto nel Mar Atlantico e nel Mar Baltico, meno nel Mar Mediterraneo. Ha una caratteristica forma ovale, è adattato a vivere sui fondali marini. E con una caratteristica di essere quasi sempre riversato sul lato sinistro, con quindi in seguito all'evoluzione la peculiarità di avere entrambi gli occhi sul lato destro. Ha un manto ricoperto di piccole squame e con una colorazione che ne permette la facile mimetizzazione con il suo colore, diciamo, bruno e con delle piccole macchie che possono variare dal rosso, il giallo ocra, anche al bianco. È un pesce comunque che possiamo definire ipocalorico. 100 grammi apportano all'incirca 86 calorie. È caratterizzato ovviamente dall'avere pochissimi carboidrati, zero fibre e quindi gran parte dovuto a proteine ad elevato valore biologico e acidi grassi poliinsaturi omega 3. È anche ricco di amminoacidi essenziali, cioè quegli amminoacidi che l'organismo non riesce a produrre, quindi dobbiamo inserire con l'alimentazione. Come detto, contiene in effetti poche calorie, quindi può essere inserito all'interno di regimi dietetici ipocalorici. E abbiamo detto contiene acidi grassi poliinsaturi omega 3, quindi va benissimo per chi deve ridurre il rischio cardiovascolare. Contiene tra i vari sali minerali, fosforo, zinco, eccetera, però quelli che più ci interessano sono sicuramente lo iodio, che è fondamentale per il corretto funzionamento della tiroide, e il fosforo, che insieme anche al contenuto di vitamina D di questo pesce è fondamentale per quanto riguarda la salubrità dell'apparato osseo. Ci sono anche delle controindicazioni, mentre in realtà è ben digerito, ha una diciamo discreta digeribilità, è controindicato invece per quei soggetti che soffrono di patologie gastriche, soprattutto se ne consumiamo in una quantità elevata. Diciamo che la porzione media si attesta intorno ai 150 grammi e diciamo il consumo più frequente che se ne fa, perché è la forma in cui si trova in commercio più facilmente, sono i filetti. In commercio la si trova anche comunque durante tutto l'anno, anche se il suo periodo riproduttivo, diciamo, è il periodo tipicamente invernale. Diciamo delle controindicazioni, quindi oltre a questa attenzione per chi soffre di disturbi gastrici, le altre riguardano il contenuto di purine e quindi è sconsigliato per chi soffre di iperuricemia e di gotta. Inoltre contiene una fonte di fenilalanina e quindi, diciamo, non può essere consumato da chi soffre di fenilcotonuria. Al contrario, invece, è un alimento che quando ben cotto può essere consumato tranquillamente anche dalle donne in gravidanza o in allattamento. In cucina si presta bene a diverse tipologie di cottura, anche se, come sempre, per mantenere al meglio quelle che sono le proprietà nutrizionali di un alimento, in questo caso della platessa, è bene sempre sottoporlo a tecniche di cottura semplici, quindi lessate, al forno, alla griglia, e quindi si presta, essendo appunto un ottimo secondo piatto da accompagnare a delle verdure, è anche un ottimo piatto per esempio per gli sportivi, perché dicevamo dell'elevato contenuto di proteine ad elevato valore biologico, quindi può essere un ottimo alimento per gli sportivi, per chi fa in generale un'attività fisica impegnativa,
ma anche per quei soggetti, per esempio, che sono malnutriti o che soffrono di malassorbimento, proprio sempre per questo contenuto elevato di proteine. E quindi in particolare, per esempio, possono essere gli anziani, soggetti a cui è ancora più consigliato perché contiene poche o nessuna spina e quindi sia per gli anziani o per i bambini è un alimento sicuramente molto, molto adatto. Per ulteriori approfondimenti vi rimando come sempre all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, e vi invito anche come sempre a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it, come in effetti è successo in questo caso che diciamo, la bradessa è stato proprio un suggerimento di una telespettatrice di Cilento Channel della nostra rubrica che ringraziamo e come sempre vi invito al prossimo appuntamento, la settimana prossima, sempre solo sul Cilento Channel. Ciao!